Sarah Michel, Cayetana di Una vita è incinta? Gli indizi sull'attrice. Una vita, Cayetana, l'attrice Sarah Michel è incinta? Sarah Michel è l'attrice che ha prestato, sin dalla prima stagione di Una vita, il volto alla perfida Cayetana. Due donne completamente diverse, che in comune non hanno quasi niente. La protagonista della telenovela spagnola è cattiva e vendicativa, mentre Sarah sembra essere una ragazza dolcissima. In ogni caso, la Michel è riuscita ad interpretare un personaggio complicato come lo è la Sotelorz nel migliore dei modi. Ad oggi, in Spagna la trama della soap opera è completamente cambiata, tant'è che la Dark Lady di Acacias 38 non c'è più. La vedova di Don Germán è scomparsa tra le fiamme dell'incendio divampato nella sua stessa casa. E mentre i telespettatori cercano di capire se la figlia di Fabiana sia morta o meno, in Italia è iniziato a circolare un gossip davvero molto curioso sulla vita privata della Michel. L'attrice potrebbe infatti essere incinta. Sarah Michel incinta dopo Una vita? I sospetti su Donna Cayetana. La biondissima Sarah Michel è stata paparazzata per le vie di Napoli mano nella mano con il suo fidanzato. I due sembrano non essersi accorti di essere stati fotografati. Lei indossava un outfit molto sportivo e aveva una giacca molto larga che sembrava voler nascondere qualcosa. Secondo il settimanale Nuovo TV, infatti, l'attrice potrebbe essere in dolce attesa. Le foto pubblicate sulla rivista di gossip mostrano Sarah in più di un'occasione e ogni volta si mostra con abiti larghi. In ogni caso, al momento, la diretta interessata non ha né confermato né smentito la notizia. Cayetana di Una vita, Sarah Michel è incinta? Indizi. Anche su social, guardando le foto in cui viene taggata, l'attrice ha partecipato ad un evento il 25 novembre insieme ad altri attori del cast di Una vita e anche nel corso di quella serata ha scelto un abito lungo piuttosto largo. Non ci resta che attendere ulteriori news. Intanto, vi invitiamo a leggere i motivi per cui la Michel non fa più parte di Acacias 38.